cricket è uno sport praticato da milioni di persone, provenienti da ogni angolo del mondo e conta miliardi di appassionati. Ha una storia secolare. Il primo incontro internazionale ufficiale si è giocato addirittura nel 1844. Da quel momento il cricket ha continuato a svilupparsi fino a diventare il gioco moderno ed appassionante praticato oggi. Per giocare a cricket servono una palla, due mazze e due squadre composte da 11 giocatori ciascuna. Lo scopo del gioco è mettere a segno più punti dell'avversario. Il lanciatore lancia una palla dura ricoperta di pelle che può raggiungere la velocità di 150 km all'ora al battitore della squadra rivale, che cercherà di colpirla con la sua mazza, con l'obiettivo di mettere a segno dei punti. Il cricket si gioca in un campo di forma ovale. In mezzo al campo si trova il pitch, che è dove avvengono la gran parte delle azioni. Agli estremi del pitch troviamo questi particolari oggetti. Sono chiamati wickets e sono composti da tre paletti, chiamati stumps, che sorreggono due legnetti chiamati bales. Sono importanti, ma ci torneremo fra poco. La squadra in battuta schiera due giocatori. Gli avversari sono tutti e 11 in campo. Chi batte può mettere a segno i punti in due modi. Il primo è colpire la palla facendola uscire dal campo. Se la palla rimbalza prima, sono 4 punti. Se invece va direttamente fuori campo, i punti sono 6, il punteggio massimo che si può ottenere con un singolo colpo. Il secondo modo è correre da una parte all'altra del pitch, scambiando la posizione con il proprio compagno in battuta, mentre gli avversari sono impegnati nel recupero della palla. Una corsa, detta anche run, equivale a un punto. L'obiettivo per la squadra che difende è quello di eliminare i battitori avversari, cercando di ridurre il più possibile i punti da loro segnati. Ci sono 11 modi diversi per eliminare una persona in battuta. Bolt è la tipologia più comune. Ciò avviene quando il battitore manca o devia accidentalmente la palla che va a colpire gli stumps, facendo cadere i bales. Coat. Chi è in battuta colpisce la palla e un giocatore della squadra rivale la prende al volo prima che tocchi terra. Leg before wicket, o LBW. La persona in battuta manca il colpo e la palla gli colpisce la gamba che copre gli stumps. Run out. Chi è in battuta colpisce la palla e corre, ma la squadra in difesa rilancia la palla e colpisce gli stumps prima che il battitore raggiunga il proprio lato del pitch. Quando un battitore viene eliminato, abbandona il terreno di gioco e viene sostituito da un compagno. Quando tutti i battitori sono eliminati, le squadre si invertono i ruoli e chi difendeva va a battere, cercando di superare il punteggio messo a segno dai rivali. Per farla semplice, vince chi mette a segno più punti dopo che entrambe le squadre hanno battuto.